Io sono pronto. Io sono pronto. Sei un orologio svizzero, Vincenzo. Allora è vero, sono le ore 22, ecco, Greenwich ci ha dato il via. Buonasera a tutti. Allora siamo arrivati alla quarta serata di 7 libri per 7 sere e come al solito, puntualmente, iniziamo alle ore 22. Quale sarà il tema della serata? Il tema della serata, diciamo, ci tocca profondamente, poi stabilite voi. L'Italia differenziata, la modifica del capitolo quinto, le prospettive di cambiamento radicale che si prospettano diventano qualcosa di veramente, diciamo, permettetemi di utilizzare il termine, inquietante. Di questo tema tratteremo con Vittorio Daniele e ci sarà pure Luigi Franco, che rappresenterà la Rubettino, la casa editrice. La serata sarà condotta dalla nostra Maria Teresa D'Agostino, ma prima di iniziare e quindi mettere il dito sulla piaga, diamo la possibilità alla nostra pittrice di venire a raccontarci qual è la molla che la spinge a dipingere. E stasera abbiamo Stefania. Stefania, a te Stefania. Grazie, buonasera intanto a tutti e ringrazio l'Associazione del Club del Libro per avermi invitato e sentirmi ancora definire pittrice è un po' strano, perché comunque io sono più abituata a sentirmi definire come figlia di una artista o di una pittrice, in quanto mia madre era una pittrice, era insomma, insegnante al liceo artistico qui a Siderno. Quindi io più che altro ho imparato a dipingere per curiosità, guardando lei, essendo affascinata dai suoi movimenti, che quando dipingeva e si rapportava alla tela era come se il tempo si fermasse e lei diventava un tutt'uno con la tela. E così, non lo so, così succede anche a me quando mi metto davanti a una tela. Qualcuno mi ha chiesto cosa significano, no? I quadri, le linee che lanci così sulla tela. In realtà è una domanda difficilissima a cui trovare risposta, perché non c'è. È un sentimento che ti viene e devi riportare sulla tela. E poi si spera sempre che si riesca, no? a comunicare, sì, quello, il sentimento che ti ha dato l'ispirazione per dipingere. E niente, io mi fermo qui, ringrazio ancora per la possibilità e in bocca al lupo a tutti, grazie. Grazie Stefania, buon lavoro. Allora, Maria Teresa, è a te. Grazie Presidente, grazie. Ho compito di condurci per mano. grazie a voi, grazie agli amici del libro e della biblioteca per questa rassegna che ogni anno torna attesa e ha sempre dei titoli e degli autori molto importanti. Come questa sera sono veramente felice di dialogare con il professore Vittorio Daniele su questo suo nuovo lavoro, L'Italia differenziata, edito da Rubettino. Il professore autore, non dobbiamo dirlo ora, ma è ben noto, di molti importanti saggi illuminanti soprattutto sulla situazione al sud e in tutti i sud del mondo, diciamo, se possiamo usarlo poi come un paradigma. Quindi lo ringraziamo perché riesce
a porgere dei temi veramente difficili, veramente importanti, in un modo accattivante, anche brillante, così come il suo eloquio, e ora lo sentiremo. Però prima vorrei far intervenire il direttore editoriale della Rubbettino, Luigi Franco, che appunto ci dice in quale percorso avviene la scelta di pubblicare dei libri che hanno delle tematiche con risvolti economici, sociali, culturali, ma anche politici. Grazie Maria Teresa, buonasera a tutti. È un piacere essere qui, vostri ospiti, e grazie per l'invito, grazie al professore Vittorio Daniele per essere qui questa sera e per aver pubblicato assieme a Carmelo Petraglia questo libro, L'Italia differenziata, autonomia regionale e divari territoriali. È il libro del momento, direi, è il libro, anzi abbiamo anticipato addirittura l'uscita, insomma abbiamo fatto anche un po' una corsa perché sarebbe dovuto uscire a settembre, però il dibattito è così caldo su questa questione che abbiamo pensato fosse utile, insomma, offrirlo al pubblico il prima possibile. E quindi, siccome il libro era già chiuso, abbiamo fatto un po' una corsa, insomma, giri di bozze rapidissime per arrivare, insomma, e quindi è fresco di stampa. E questa è la prima uscita pubblica, la prima presentazione. Doveva essercene una in contemporanea oggi stesso, però il coautore Carmelo Petraglia a Potenza, insomma, ha avuto qualche pasticcio, qualche guaio di salute. E quindi questa è la prima presentazione di questo libro. Certo, facciamo i migliori auguri. Allora, io no, non vorrei essere, lo so, sono di parte, però credo, ma lo credo fermamente, perché credo nel libro, credo nel lavoro di studioso, di ricercatore affermato e autorevole Vittorio Daniele. Io credo che questo libro farà tanta strada e che sarà un punto di riferimento imprescindibile per questo tema e per questo argomento. Così come del resto lo sono state anche i libri precedenti, perché Vittorio Daniele è legato, diciamo, a noi da tanto tempo, insomma, nonostante sia giovane, anche se non giovanissimo, però è legato da tanto tempo, ha iniziato a pubblicare le sue prime ricerche, i suoi primi studi già diversi anni fa, studi che parlavano delle modernizzazioni difficili, insomma, sempre è uno studioso attento soprattutto del divario, dei divari nord-sud, con indicatori, con una serie di ricerche originali che sono stati presi come punto di riferimento, tra l'altro, e questa è una cosa significativa, da opposte fazioni, anche da chi insomma, vedeva come il sud vittime, da chi faceva altri tipi di analisi. Comunque tutti concordi nel riconoscere l'oggettività e la puntualità degli studi di Vittorio Daniele. E per dirne uno, ho segnato soltanto una frase perché mi ha colpito, no? Voglio dire, mette un po' d'accordo tutti, ma mi piace questa frase che dice, che scrive Pino Aprile, riferita al tuo precedente libro, il tuo precedente libro, ricordiamo, Il Paese Diviso, appunto, e lui dice: Pino Aprile, se ogni libro è lo specchio del carattere di chi lo scrive, questo nuovo del professor Daniele è il suo ritratto. Accuratissimo, mai polemico, pacato, sempre alla ricerca di spiegazioni, andando alle fonti, pur su temi ritenuti risolti e risposte date per acquisite. Un metodo che porta a ribaltare o raddrizzare tante idee, a rivedere spiegazioni che tali si scopre non sono. Ed è il suo metodo di lavoro che lo conferma anche in questo libro, nel senso che noi, ovviamente, da quando si parla di autonomia differenziata, già prima da quando si parlava di federalismo fiscale, ma quando poi è arrivata, insomma, è stata approvata, il dibattito è rimasto, insomma, si è acceso ancora di più, noi abbiamo sentito tanti pareri, tante e soprattutto poi da noi, dico da noi meridionali, che ci sentiamo parte, come dire, lesa da questa legge che è stata approvata, abbiamo sentito tanti discorsi, tante battaglie, però sicuramente non riuscendo a capire fino in fondo in cosa consista questa autonomia differenziata. E quindi questa è l'occasione, attraverso anche questo libro,
che, pur essendo rigorosissimo, non è rivolto soltanto agli addetti ai lavori, ma c'è uno sforzo anche di scrittura per poter arrivare a un pubblico sicuramente di lettori informati, no? Però diciamo anche di non addetti ai lavori, proprio perché è una cosa che riguarda noi tutti, non riguarda soltanto i decisori politici, non riguarda soltanto gli amministratori, ma riguarda e ci tocca a noi cittadini, insomma ne va del nostro futuro, del nostro presente e del nostro futuro. E come pare, anche perché come pare saremo chiamati molto probabilmente, insomma, ad esprimerci, a votare. C'è già chi sta raccogliendo, e ne sono state raccolte tante di firme, firme per referendum per abrogare questa legge che è stata approvata, l'articolo 86, poi in particolare, poi scenderemo magari anche nei dettagli per capire il che cosa, se è da abrogare in toto o soltanto una parte. E allora noi siamo orgogliosi di aver pubblicato questo libro, che vedrete, insomma lo vedremo stasera, lo vedremo anche credo io nel prosieguo più avanti, insomma si inserirà senz'altro nel dibattito e sarà un punto di riferimento proprio per l'oggettività della ricerca. Noi siamo orgogliosi perché creiamo degli strumenti di conoscenze che ci aiutano a decifrare la realtà in cui viviamo, che ci fanno vivere in maniera più consapevoli. Siamo orgogliosi dell'obiettività di questo studio, appunto lo dicevo prima aprile, è così. E io direi che questo, appunto, per tutte queste ragioni è un libro necessario. E se posso, per quanto si parli di materie di politica economica, è un libro che anche per un lettore come me, che ha una formazione più umanistica, insomma, quindi che non sono addetta ai lavori, su questo ho trovato affascinante perché ci fa ripercorrere, andando a selezionare gli snodi importanti, quindi con la loro funzionalità, la nostra storia dei decenni passati, ma anche, voglio dire, prima a lunghi passi e poi scendendo, sempre soffermandosi di più su alcuni passaggi e su alcune tappe cruciali, quella dei nostri decenni, diciamo, dell'Italia repubblicana, no? Principalmente. E quindi tutte le spinte per un'autonomia periferica che ci sono state, no? Quindi o per un'idea centralista dello Stato, e ci fa vedere come nel tempo diciamo questi due punti focali, insomma, sono cambiati, insomma ci si è avvicinati a volte di più a un'idea centralista, e a volte la tensione, e vedremo anche perché, l'ho spiegato, lo ripercorre, insomma, è andata verso una maggiore richiesta di autonomia periferica. Ad esempio si rammenta e si ripercorre delle leggi importanti che hanno cambiato anche le nostre abitudini, che sono state in qualche modo accolte e condivise e hanno dato anche i loro frutti, come ad esempio l'elezione diretta dei sindaci, che ad esempio nell'architettura amministrativa diciamo dello Stato ha avuto il suo peso e ha avuto la sua pregnanza, il suo significato, ha cambiato anche le nostre abitudini. Addirittura forse a un certo punto si è visto che quel modello poteva essere un modello risolutivo di tanti problemi, il fatto che non si dipendesse necessariamente da uno Stato centrale. E poi abbiamo anche visto come a volte la centralità è servita, ad esempio nel periodo post-bellico, no? L'Italia repubblicana all'inizio dopo l'assemblea, appunto, costituente, ovviamente si usciva da un'economia di guerra e il centralismo dello Stato ha assolto una sua funzione importante, no? Che era quella di ridistribuzione, ma perché andava ricostruito un paese, e aveva dato i suoi frutti forse perché in quell'arco, no, dagli anni 50 agli anni 70 è stato l'unico periodo, diciamo, dall'Italia post-unitaria in cui il divario nord-sud si era leggermente accorciato, ridotto, no? Per poi, dopo gli anni 70, e guarda caso con l'istituzione, la piena funzionalità, diciamo, o semi piena, quasi piena funzionalità delle regioni,
questo divario comincia nuovamente ad allargarsi. Allora dice perché? Ovviamente la realtà è complessa di per sé e ci sono tanti fattori che ogni volta incidono, ma anche l'architettura di uno Stato incide o determina determinate cose, scusate il gioco di parole. E poi è utile anche questo libro perché ci mette in rapporto con altri stati esteri, con altri stati, quantomeno stati europei, no? Ad esempio, noi perché dovremmo a prescindere e rifiutare un'autonomia differenziata? Perché non esistono altri modelli statali dove un'autonomia periferica è più forte? E i padri costituenti questo problema se lo sono posti. Ad esempio, l'Italia repubblicana è formata da regioni a statuto speciale e da regioni a statuto ordinario. Ebbene, i padri costituenti hanno guardato a due modelli, e anche questo è utile ed è affascinante perché si ripercorre questa storia e ci sentiamo meno isolati, ci sentiamo anzi più contestualizzati in un panorama più ampio. E quindi si è guardato alla Spagna per quanto riguardava le regioni a statuto speciale, oppure si è guardato al modello federale tedesco per quanto riguardava le regioni a statuto ordinario. Ecco, allora questo libro comincia anche a spiegarci come si è evoluta, come queste tensioni, queste esigenze, queste spinte centraliste, autonomiste si siano alternate durante i decenni. E poi, secondo me, anzi, è un invito che vi rivolgo sin da subito, perché è anche bello, alla luce poi di questo discorso e delle informazioni e delle spiegazioni che ci darà il professor Daniele, interrogarlo, chiarire, approfondire. Ad esempio, io di domande ne avrei tante, ovviamente non ne approfitto per il fatto che ho un microfono in mano, però su alcuni aspetti, ad esempio, già la curiosità mi viene, ma non mi viene, cioè, come mai, mi viene da chiedere, non perché io sia a favore o contro l'autonomia differenziata, perché poi andiamo a vedere anche se è una cosa applicabile, realizzabile. Mi chiedo come mai tanti politici che nel momento in cui avevano un ruolo da protagonisti e amministravano e avevano responsabilità all'interno dei comuni o all'interno di queste, come chiamarle, queste organizzazioni intermedie, ad esempio nella sanità, nelle USL, no? Allora erano a favore di una... di avere mano libere e di poter spendere, di poter gestire l'economia. E poi magari quegli stessi politici, quelle stesse persone oggi che si trovano in una posizione magari di minor peso, di minore responsabilità, e allora innalzano la bandiera dell'ideale, dice ah no, dice no, non ci vuole questa autonomia, questa perifericità, questa... Allora forse queste cose sono in contraddizione e forse anche questa critica pregiudiziale, in tanti casi, non in tutti, per carità, è qualcosa di strumentale. E allora io vi appunti ne avrei tanti, no? Ma non voglio ovviamente monopolizzare, e credo che invece sia il professor Daniele a illustrarci la situazione e come stanno le cose, ovviamente con le domande che le porrà. Che gli porrà Maria Teresa D'Agostino. Grazie. E poi insieme tutti noi. Grazie Luigi Franco. Allora, come bene ha puntualizzato il direttore della Rubettino, questo saggio è multidisciplinare in un certo senso, quindi noi possiamo ritrovare storia, economia, sociologia, il percorso dell'Italia, ma è anche un libro che è immediato, nel senso che è nel pieno di un dibattito assolutamente contemporaneo. Quindi partiamo un po' dall'origine, nel senso, non è molto scontato dire che cos'è, che tutti sappiano che cos'è l'autonomia differenziata. Ce ne può dire i contenuti, quello che è realmente, perché magari ne parliamo senza avere contezza. E come ci siamo arrivati? Sì, grazie intanto per l'invito.
L'autonomia differenziata se ne parla ogni giorno, lo sentiamo dire in continuazione perché siamo nel pieno di un dibattito politico che si porta avanti da diversi mesi e che oggi, dopo l'approvazione il 19 giugno della legge 86, la legge Calderoli per intenderci, è oggetto di un acceso confronto politico, perché c'è una raccolta di firme, come sapete, con il deposito, la richiesta di referendum per l'abrogazione totale della legge. Che cos'è l'autonomia differenziata dunque? Perché non è vero che tutti sanno che cos'è l'autonomia differenziata. Io ogni tanto parlo anche con qualche amico, persone diciamo di un certo livello culturale, che mi dicono francamente non ho capito del tutto che cos'è, perché non sono addetti diciamo ai lavori. L'autonomia differenziata è una previsione che è stata inserita nel 2001 quando è stato riformato il titolo quinto della Costituzione. Il titolo quinto della Costituzione è quella parte della Costituzione che si occupa proprio dell'assetto territoriale dello Stato, cioè l'organizzazione dello Stato in regioni, province, città metropolitane e comuni. Quindi ci sono gli articoli della Costituzione che riguardano questo assetto. I costituzionalisti dicono la forma di Stato, quindi sarebbe l'architettura dello Stato dal punto di vista dell'organizzazione territoriale. Questo titolo quinto è stato riformato nel 2001 ed è stato riformato nel 2001 sulla scorta di un dibattito che ha coinvolto la politica in tutti gli anni 90, ma già a partire dagli anni 80. Ricordava il dottore Franco che le regioni in Italia che erano previste dalla Costituzione del 1900, entrata in vigore nel 1948, prevedeva le regioni a statuto ordinario, però sono state istituite nel 1970 e le funzioni alle regioni sono state trasferite negli anni immediatamente successivi. Quindi il regionalismo di fatto è abbastanza recente nel nostro paese. Vorrei dire una cosa che anche questa non tutti sanno, cioè il fatto di avere uno Stato articolato in regioni era una novità nel 1948. Nessun paese europeo, nessun paese aveva previsto le regioni. Le regioni italiane nascono, e questo è un dato interessante che ho preso proprio informandomi e studiando per questo libro, perché erano state previste per la prima volta, si dice sono state inventate le regioni, in Spagna, con la Costituzione spagnola della Seconda Repubblica del 1931, siccome c'erano, e questo è molto importante, c'erano istanze autonomistiche che provenivano da alcune comunità, che erano la comunità dei Paesi Baschi, della Navarra e della Catalogna, sono state introdotte le regioni come forma di articolazione dello Stato. Poi ci fu, come tutti sappiamo, la lunga fase della dittatura franchista. Negli stati autoritari c'è un forte centralismo, sia negli stati autoritari di destra che in quelli di sinistra, come ci fu in Italia col fascismo, un forte centralismo. Vennero istituite soltanto alcune comunità autonome e quindi questa invenzione delle regioni cessò. Venne ripresa nel 1948 in Italia e venne ripresa proprio da una, diciamo, visione che era quella principalmente di matrice cattolica, che riteneva che le regioni avessero una funzione molto importante nello Stato. Intanto perché alcune regioni, cioè le regioni a statuto speciale, erano state introdotte sostanzialmente. La regione Sicilia aveva già uno statuto speciale, il Trentino era già stato individuato con degli accordi da De Gasperi, in sostanza si introdussero le regioni. Però le regioni a statuto ordinario, come dicevo, vennero istituite e le competenze vennero trasferite soltanto negli anni 70, perché si pensava che questo modello fosse, come in realtà è, molto utile per avvicinare la democrazia ai cittadini, per aumentare la partecipazione democratica. Le regioni a statuto speciale avevano una importanza che era quella di riconoscere alcune specificità culturali, territoriali, geografiche, e quindi si articolò così lo Stato. Poi nacque un dibattito, stranamente, ma già negli anni 70, no, su una necessità di dare una maggiore autonomia, un maggiore ruolo alle regioni. Nel 1975 il primo presidente dell'Emilia Romagna propose di istituire delle macro regioni.
la macroregione del nord. Queste cose poi le abbiamo sentite tanti anni dopo con l'affermazione delle leghe nel nord e della, poi della Lega Nord, che chiedeva l'autonomia, che chiedeva la secessione. Quindi ci fu tutto un processo teso, come si ricordava, a dare una maggiore autonomia a queste istituzioni. Questo non venne fatto. Venne fatto però a partire dagli anni 90, in un clima politico, anche in una situazione economica che si era profondamente modificata, perché erano venuti meno, dopo la caduta del muro di Berlino, il ruolo dei grandi partiti nazionali, era venuto meno. Si era aperto uno spazio politico che fu occupato da nuovi soggetti politici e in maniera particolare dalla Lega, che si era affermata nelle regioni del nord e fece appunto della battaglia per l'autonomia. All'epoca la Lega non chiedeva l'autonomia, chiedeva la secessione, come la secessione la chiedeva la comunità autonoma della Catalogna qualche anno fa in Spagna, perché era, diciamo così, si era affermata questa esigenza che era duplice: da un lato un tentativo di voler dare una indipendenza, una grande autonomia quantomeno alle regioni del nord, e l'altro perché si era affermata l'idea, anche questa era derivata dal fatto che era cambiato completamente lo scenario politico ed economico, che il Mezzogiorno era la palla al piede delle regioni del nord. Quindi duplice esigenza: da un lato noi gestiamo meglio le cose, e questa era un'idea affermata da tanto tempo al nord rispetto al sud. Il sud vive di assistenzialismo, drena risorse al nord, e quindi quello che si deve fare è in qualche maniera sganciarsi da questa situazione. Chiaro che la richiesta di secessione era una richiesta che non poteva essere accolta perché era sovversiva dell'ordine costituzionale, cioè non te la puoi andare da un paese unitario. Tra parentesi, quando si chiese il Parlamento della Catalogna in Spagna, la secessione spiccò un mandato d'arresto nei confronti del presidente dell'Assemblea catalana. Quindi questa era la cosa, la richiesta. Questa richiesta poi venne, diciamo così, ricompresa nel dibattito politico parlamentare, e il centro-sinistra approvò nel 2001 la riforma del titolo quinto. Lo ricordo perché è un passaggio molto importante, non perché bisogna necessariamente guardare indietro, ma perché certe volte bisogna guardare indietro per capire le dinamiche. La riforma del titolo quinto, che ha introdotto la possibilità per le regioni di avere l'autonomia differenziata, che dirò subito che cos'è, venne introdotta in quell'occasione, nel 2001, con una riforma costituzionale che venne votata soltanto dalla maggioranza di centrosinistra. Il centrodestra non votò e la Lega osteggiò. Io ho letto qualche brano degli interventi di Bossi riguardo la riforma costituzionale del 2001, definiva pessima, diciamo, un linguaggio molto più colorito quella riforma. E venne fatta perché si riteneva, il centrosinistra dell'epoca lo disse chiaramente, riteniamo di poter avere un consenso al nord per contrastare l'affermazione leghista. Era l'ultimo giorno della legislatura, il giorno stesso vennero sciolte le camere e quella riforma approvata a maggioranza, poi validata da un referendum dove partecipò il 34% degli elettori, il 34%, fu la più importante riforma della Costituzione dal 1948. Ci sono stati da allora, sono passati tanti anni, 23 anni, altri passaggi importanti. Ne ricordo soltanto uno, che è quello del 2017, quando in Lombardia e in Veneto si tennero dei referendum. In questi referendum si chiedeva se, diciamo, i cittadini volessero forme di autonomia. Il Veneto, nei quesiti referendari, addirittura aveva chiesto, poi questi quesiti non vennero accolti dalla Corte Costituzionale, che l'80% del gettito fiscale del Veneto rimanesse in Veneto. Quindi l'idea era: noi chiediamo l'autonomia e vogliamo le risorse. Queste risorse da dove vengono? Perché come facciamo noi a gestire questa nostra autonomia in tante materie? Attraverso i tributi che raccogliamo sul territorio
regionale, perché questo era il nucleo vero dell'autonomia, della richiesta di autonomia, cioè trattenere le risorse che tu produci sul territorio, che non vadano nel mezzogiorno attraverso i meccanismi di trasferimento da parte dello Stato. Questa richiesta, diciamo, questo referendum venne fatto. L'anno successivo, nel 2018, il governo, anche questo di centrosinistra, a 4 giorni dalla scadenza della legislatura, approvò le preintese, cioè le intese che sono rappresentano la parte iniziale, prodromica, del procedimento per ottenere l'autonomia, con 3 regioni, l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia. Siamo arrivati poi, c'è stato un rallentamento, poi c'è stata la fase pandemica, ci sono stati cambi di governo, siamo arrivati al 19 luglio con l'approvazione della legge Calderoli. Che cos'è l'autonomia? In sostanza, l'autonomia è la possibilità che hanno le regioni di chiedere ulteriori, dice l'articolo 116, comma terzo della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia rispetto a quella che già hanno in 23 materie. 20 materie sono quelle cosiddette di legislazione concorrente già, cioè materie in cui hanno la legislazione sia le regioni e sia lo Stato, e altre 3 materie che sono quelle di legislazione esclusiva da parte dello Stato. Che cosa sono queste materie? Non le elenco tutte, ma le più importanti. Autonomia, maggiori forme di autonomia da stabilire di volta in volta, per questo differenziata, in 23 materie. Tra queste materie ci sono la sanità, l'istruzione, le grandi opere infrastrutturali, le grandi opere di trasporto dell'energia, di produzione e trasporto dell'energia, poi ci sono l'ambiente, ci sono i beni culturali, ci sono le professioni, c'è la sicurezza sul lavoro, quindi tutta una serie di materie, ma anche le aziende di credito regionali, per esempio, ma anche il coordinamento della finanza regionale, i rapporti con l'Unione Europea da parte delle regioni. Quindi tutta una serie di materie, molte di queste hanno un impatto immediato sulla vita dei cittadini. Quindi il tema è di grande importanza. Perché? Perché le regioni intanto non necessariamente possono chiedere, ma possono avanzare questa richiesta al governo. La procedura è disciplinata appunto dalla legge Calderoli, è una procedura molto articolata e si basa su delle intese. Che cosa vuole dire delle intese? La regione chiede al governo di avere autonomia in alcune materie, tra queste 23, teoricamente potrebbero essere pure tutte le 23, anche se questo i costituzionalisti lo discutono, se sia possibile che effettivamente una regione possa motivare, ma in realtà non deve neanche motivarlo, l'autonomia nelle materie che sceglie. E questo processo, diciamo, di concessione, se così possiamo dire, dell'autonomia, cioè della devoluzione di queste materie, o meglio di funzioni all'interno di queste materie, avviene attraverso un processo che è di intesa, cioè di contrattazione tra la regione e il governo. Alla fine il Parlamento può approvare l'intesa, così come è stata concordata tra lo Stato, cioè il governo, e la regione che l'ha chiesta. Questa è una questione importante. Il cittadino può dire, ma che implicazione ha? Ha una serie di implicazioni. La prima è che se la regione ottiene l'autonomia, diciamo forme di autonomia in materie come la sanità, l'istruzione, le grandi opere infrastrutturali, ha maggiori competenze. Per poter esercitare queste maggiori competenze ha bisogno di maggiori risorse. E queste risorse da dove vengono? Come le finanzi queste funzioni? E la legge dice, ma già la Costituzione prevede, che la regione debba avere la possibilità, anzi deve finanziare queste funzioni trattenendo una quota dei tributi, si chiamano erariali, cioè dei tributi statali, per esempio dell'IRPEF o dell'IVA, che vengono riscossi sul territorio regionale. Che modello di finanziamento è? È uguale a quello delle regioni a statuto speciale. Per esempio il Trentino, la regione e le province autonome del Trentino, quella di Trento e di Bolzano, trattengono il gettito delle imposte che vengono riscosse sul territorio regionale e quindi possono finanziare i servizi perché sono appunto delle regioni a statuto speciale.
Questo è un modello di finanziamento che c'è in Italia per tutte le regioni a statuto speciale, che trattengono quote rilevanti fino al 100% di alcune imposte, per esempio sull'accise, sull'IVA, sull'IRPEF, perché finanziano delle funzioni che svolgono in maniera, diciamo così, autonoma rispetto alle regioni a statuto ordinario. Quindi il meccanismo è questo. Il problema qual è? Perché c'è un problema? Perché l'Italia è un paese che ha grandi divari regionali, non è un paese uniforme sotto il profilo dello sviluppo economico, e dobbiamo dirlo, non è neanche uniforme, non è un paese omogeneo sotto il profilo dei servizi pubblici. I servizi pubblici, la qualità e la quantità dei servizi pubblici differiscono tra nord e sud. Quindi la concessione di maggiori forme di autonomia potrebbe porre da un lato un problema che riguarda le risorse e dall'altro lato un problema di una forte differenziazione, maggiore di quella che già esiste, nell'erogazione di servizi pubblici fondamentali come l'istruzione, la sanità, le infrastrutture e tutte le altre materie che ho prima richiamato. Professore, chiarissimo anche insomma negli aspetti un po' più di dettaglio che forse credo di solito sfuggano, cioè io stessa ho appreso molto più in questo suo chiarissimo discorso. Diciamo che andremo un po' a diventare tutti come delle regioni a statuto speciale, un po' come funzionamento, saremmo tutte delle regioni a statuto speciale. Però lei dice il problema sta soprattutto in questo differente approccio verso la realizzazione e l'offerta dei servizi che ci sono nelle varie regioni. Però lei diceva che forse questo non dipende solo da una situazione economica differente, che il substrato economico di una regione non disegna necessariamente quella carenza di servizi che noi vediamo. Invece che cosa è che porta a questo? Domanda complicata. La dottoressa dice, il fatto che ci siano differenze nei servizi pubblici, che cosa vuol dire? Intanto vuol dire che lo standard delle cure, per esempio, è diverso tra nord e sud. Questo noi lo vediamo perché viviamo in una regione, la Calabria, che è commissariata da 11 anni per quello che riguarda la sanità, ma lo vediamo attraverso tutta una serie di indicatori. La valutazione dello standard dei servizi pubblici, che sono i servizi pubblici fondamentali, che sono essenzialmente l'ampia gamma dei servizi socioassistenziali, sanitari e dell'istruzione, questa standard deve essere misurato, ma lo dice la Costituzione, lo dice pure ovviamente la legge Calderoli, che è una legge procedurale sostanzialmente, dice che questi servizi tu devi fissare dei livelli essenziali delle prestazioni, che si chiamano i LEP, anche questo è un acronimo che oggi sentiamo. Che cosa vuole dire? Per esempio, in alcuni ambiti i servizi sociali, oppure il numero di asili nido rispetto ai bambini che ci sono in un comune o in un territorio, è misurato da un LEP o da diversi LEP. Questo ti dice, tu devi avere una certa soglia di un certo numero di asili nido a seconda del numero di utenti, e devi avere un certo numero di assistenti sociali a seconda del numero di famiglie, un certo numero di servizi a seconda del numero di anziani che hai. Beh, se noi oggi prendiamo le materie per le quali già esistono i LEP, perché i LEP, questi livelli, vanno ancora definiti per tutte le materie, ma esistono per alcune, per esempio per la sanità, si chiamano i LEA, livelli essenziali di assistenza. Per i servizi comunali esistono già i LEP, per esempio per gli asili nido. Beh, se noi prendiamo oggi questi indicatori, il Mezzogiorno è deficitario in tutti gli indicatori, quindi è un dato misurabile. Per la sanità lo vediamo attraverso tutta una serie di indicatori, per esempio lo vediamo attraverso il numero di persone, di pazienti che vanno a curarsi al nord. La Corte dei Conti e il Ministero della Sanità, della Salute, periodicamente aggiorna le cifre che derivano dall'emigrazione sanitaria, cioè dagli spostamenti di persone che si curano da regione verso altre regioni. Ora, se noi prendiamo i dati, vediamo, è un dato molto importante, ci fa riflettere questo. Dal 2012 al 2023, le tre regioni che avevano già chiesto l'autonomia,
cioè la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, hanno avuto come ricavi da movimento di sanitario, cioè di pazienti di altre regioni che sono andate a curarsi in quelle regioni, hanno avuto 12 miliardi e 300 milioni di euro. Le regioni meridionali hanno sborsato, hanno avuto un esborso netto di 13 miliardi di euro. La Calabria ha speso nel periodo che ho detto mediamente 270 milioni di euro all'anno. Vuol dire quello che gli economisti chiamano il voto con i piedi. Cioè, com'è che tu valuti un servizio, tu cittadino? Il servizio lo valuto attraverso il voto, quando eleggo i miei rappresentanti, li voto o non li voto sulla base di quello che hanno fatto, oppure il voto con i piedi, fuggo. È la fuga, diceva Hirschman, un sociologo importante. In questo caso il voto con i piedi è il numero di persone che per necessità o per scelta vanno a curarsi in altre regioni, quindi i servizi sono fortemente differenziati. Quindi la questione di fondo è, in uno Stato che ancora non ha attuato l'autonomia, i servizi sono già differenziati, e la domanda cruciale diventa allora: ma il fatto che uno Stato si articoli in regioni e che queste regioni abbiano un qualche grado di autonomia, cioè l'assetto territoriale dello Stato, la sua organizzazione, è causa dei divari oppure no? E la domanda questa è importante, cioè alla fine è da preferire uno Stato fortemente centralizzato, dove è il governo centrale e sono gli apparati centrali che svolgono quelle funzioni? Oppure è da preferire uno Stato che è articolato in autonomie regionali o locali? Qual è da preferire? Allora, noi abbiamo preso i dati per tre paesi, anzi anche per qualche altro paese, ma ci siamo concentrati su tre casi e su uno in particolare che dirò, che sono la Germania, il Belgio e la Spagna. Perché? La Germania e il Belgio sono due stati federali. Federali vuol dire che ci sono delle entità substatuali, in Germania si chiamano i Länder, in Belgio hai le comunità linguistiche e le regioni, che hanno grande autonomia. E poi abbiamo preso anche la Spagna, che è uno stato delle autonomie, dove le comunità autonome corrispondono alle nostre regioni, hanno grande autonomia. E ci siamo chiesti, se questi stati hanno questa articolazione, di questa grande autonomia, hanno divari maggiori o minori di quelli dell'Italia? La risposta è minori. Poi ci sono stati che sono centralizzati, che hanno divari maggiori o uguali a quelli dell'Italia. Quindi non è l'assetto territoriale dello Stato, di per sé. Il fatto che lo Stato sia federale o che sia centralizzato non incide più di tanto sui divari, anzi le ricerche ti dicono, guardate che generalmente gli Stati che hanno autonomie regionali tendono ad avere minori divari, non maggiori divari rispetto agli Stati centralizzati. Quindi non è la causa l'autonomia. Però allora uno potrebbe arrivare alla conclusione, se tu rendi uno Stato, rafforzi le autonomie, i divari diminuiscono. Non è neanche questo automatico, perché sono processi diversi, sono cose differenti. Non è l'articolazione dello Stato in sé che ti fa causa i divari oppure te li fa diminuire, dipende da altri fattori, e questi fattori appunto fanno sì che il nostro caso italiano sia un caso particolare. Perché? Perché tu ti troveresti a modificare, diciamo con un certo grado di profondità, l'organizzazione territoriale dando competenze alle regioni, però lo fa in una nazione che già ha grandi divari economici e ha grandi divari nei servizi. E un ultimo aspetto sul quale magari si potrà ritornare, che è questo: qual è il settore in cui le regioni hanno maggiore grado di autonomia, cioè maggiori competenze? La sanità. Qual è il settore in cui ci sono maggiori divari se parliamo di servizi pubblici? La sanità. La sanità. Quindi questo non depone molto bene, nel senso che se tu guardi a questo settore molto importante, ti devi chiedere perché una cosa che funziona bene, diciamo, non benissimo, ma abbastanza bene al nord,
non funziona allo stesso modo al sud? Questa è la domanda di fondo. È una questione di risorse o anche di qualcos'altro? Perché bisogna, secondo me, venire fuori da una retorica che noi sentiamo. Cioè la retorica è: se la cosa non funziona al sud è colpa del nord, e al nord ti dicono qua guardate che il sud drena risorse dal nord, e quindi c'è questa contrapposizione. Questa contrapposizione va evitata, ma questo non ci esime dal capire quali sono le ragioni di differenze così rilevanti che impattano sulla vita dei cittadini, e credo che quella più importante di tutte siano proprio i divari nella sanità. Assolutamente, grazie professore. Ma sì, passiamo questo. Sì, questo luogo comune, no? di un sud fannullone, sprecone, luogo comune, no? Questo nasce a un certo punto, forse ancora prima di Bossi della Lega Nord, no? Nasce, mi pare di ricordare, di capire, con lo sviluppo economico del nord-est e con uno sviluppo di una certa imprenditorialità che ad esempio era diversa da quella che era già sviluppata, che è la prima che si sviluppa nel nord-ovest, no? Quindi stiamo parlando delle regioni Veneto, insomma il nord-est, perché questa imprenditorialità è una imprenditorialità, diciamo, di ex operai, no? Allora questi ex operai che diventano piccoli artigiani, insomma, in proprio lavorano, insomma, non c'è una cosa piramidale, insomma, in genere loro lavorano in queste piccolissime, un artigiano che si sviluppa e quindi lui stesso, diciamo, operaio assieme ai suoi dipendenti, assieme ai suoi operai. E voglio dire, lì scatta un pochino, mi pare di capire, forse perché voglio dire, loro partendo dal basso riescono a voglio dire, erano anche loro in una situazione di svantaggio. Nell'Italia post-unitaria anche il nord-est era una regione povera, equiparabile a per tanti indicatori alle regioni meridionali, no? Lì però c'è una sorta, almeno questo mi pare di capire, che loro rivendicano, di laboriosità, di solidarietà, di coesione, no? Allora dicono, guardate, noi con comportamenti virtuosi ci siamo sviluppati. Dici, e invece il meridione dici, non adotta questi comportamenti virtuosi. Allora, io ovviamente non credo che loro abbiano ragione in tutto questo, no? Perché ci sono tante cose che subentrano, insomma, il sud si è svuotato per andare ad arricchire o comunque a portare forza lavoro alle fabbriche del nord, quindi anche del nord-est. Ma c'è un qualcosa che forse ha un fondo di verità, magari espresso male o comunque un qualcosa che quella classe imprenditoriale voleva comunque stimolare e dire nei confronti di, vuol dire che voleva fungere da sprone anche per un meridione che stentava a decollare. No, che volesse fungere da sprone, questo non lo so. La questione è che diciamo abbiamo un paese in cui ci sono divari di diverso tipo, cioè diversi tipi di divario, meglio. Abbiamo un divario economico, questo divario economico tra nord e sud è un divario che è nelle capacità di produzione. Guardate che questo divario è alla base dell'autonomia e della rivendicazione di autonomia, perché intanto che cosa vuol dire divario nelle capacità di produzione? Noi diciamo nel PIL, nel prodotto interno lordo, cioè in tutto ciò che si produce all'interno di una nazione, in questo caso di una regione, diviso il numero di abitanti. Se noi prendiamo il PIL, cioè il reddito che annualmente si produce in Calabria, secondo i dati che noi abbiamo ufficiali, questo PIL pro capite è il 44-45% di quello del Trentino e il 46% di quello della Lombardia,
diciamo è circa il 50% di quello del nord. Vuol dire questo che un abitante della Calabria, un abitante, quindi un cittadino di qualunque età, produce annualmente un reddito che è circa la metà di quello del nord. Il mezzogiorno ha un PIL pro capite che è il 56% di quello del centro-nord. Guardate che è un grande divario. E sapete perché è un grande divario? Perché il mezzogiorno è una regione grande, ha 20 milioni di abitanti, è il doppio della Grecia. Quindi dal punto di vista demografico è una superficie anche, il 40% della superficie italiana, il 34% della popolazione, è un'area molto grande. Lo dico perché differenze regionali di sviluppo, anche qui bisogna guardare quello che succede in altri paesi, ci sono in tutti i paesi, ci sono in Spagna, per esempio l'Andalusia, l'Extremadura, cioè le regioni del sud hanno livelli di reddito, ma anche Murcia, inferiori rispetto a quelle del nord. Ci sono anche nel Regno Unito, la Cornovaglia, il West Wales, il Galles dell'Est hanno livelli di PIL pro capite, che nel Galles dell'Ovest hanno livelli di PIL pro capite che sono, no, non dico assimilabili a quelli calabresi, ma diciamo mediamente simili a quelli del Mezzogiorno. Però non sono regioni così grandi, non sono territori così ampi. Allora noi ci portiamo dietro questo divario di sviluppo dalla fine dell'Ottocento. La questione di fondo è, guardate, che il divario si è formato economico tra nord e sud, si è formato dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 50, si è accumulato lì, lì avevi il 50% di differenza tra nord e sud, oggi hai il PIL del sud che è il 50% pro capite, che è il 56% di quello del nord, l'hai recuperato poco questo gap. Che cosa vuole dire però? Guardate che l'Italia si è sviluppata tutta, cioè sgombriamo il campo da un altro equivoco. Il mezzogiorno si è sviluppato, il tenore di vita è cresciuto, però è cresciuto di più al nord. Da questo fatto deriva un'importante implicazione, che in un paese unitario, siccome lo Stato deve assicurare gli stessi servizi fondamentali al nord e al sud, accade che i cittadini più abbienti, che le imprese, le multinazionali, le grandi imprese si concentrano al nord, che ha una struttura produttiva molto simile a quella della Germania, mentre noi abbiamo una struttura produttiva e livelli di reddito che somigliano di più a quelli della Grecia. Cosa succede in un paese che ha questi divari? Succede che lo Stato, dovendo fornire servizi come l'istruzione, il funzionamento della giustizia, ma anche contribuire alla sanità, e a lungo ha avuto un ruolo molto importante in questo, e in tutti gli altri servizi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni, fa una cosa, e dovendo fornire anche assistenza, ma anche i sussidi, le pensioni sociali, quindi tutto quello che è la funzione dello Stato, deve essere finanziato. E che cosa succede? Siccome i contribuenti più ricchi si concentrano al nord, questa redistribuzione, che è necessaria, che è essenziale, che è fondamentale per uno Stato, perché si identifica con la sua funzione, con due funzioni importanti, con la funzione che gli economisti chiamano allocativa, devi fornire questi servizi, e con l'altra che è redistributiva, in sostanza, per capirci, lo Stato redistribuisce redditi, lo fa redistribuendolo tra cittadini. Però c'è un fatto, i cittadini più ricchi, o meglio i contribuenti più ricchi sono al nord, e quelli mediamente più poveri dove sono? Al sud. E quindi il punto cruciale è che la redistribuzione necessaria dello Stato alla fine è oggettivamente una redistribuzione tra nord e sud. E questa è la questione di fondo, cioè tutto nasce qui, questo è proprio il nodo gordiano del problema. Perché la redistribuzione dello Stato fa sì che un cittadino lombardo, così possiamo dire, versi in termini di imposte più di quanto riceva in termini di spesa pubblica, e un cittadino meridionale riceve in termini di spesa pubblica, sotto forma di servizi si intende, più di quanto versi in termini di imposte. Che vuol dire, per spiegarlo, redistribuisci,
risorse. Questa è la questione di fondo. Qual era la richiesta del Veneto quando chiedeva ai suoi cittadini: volete voi l'autonomia? Volete voi che il Veneto diventi addirittura indipendente? Cosa che non è passata. Volete voi, cittadini, che il Veneto trattenga l'80% delle risorse che produce nel suo territorio e le dia ai cittadini sotto forma di servizi? Questa è la questione di fondo. E questo implica questa forte redistribuzione. Ma la sua domanda è, alla fine, questo meccanismo perché è così importante? Intanto perché implica questo aspetto redistributivo? E lui dice, da che cosa dipende? Dipende da una serie di fattori che sono di ordine storico, che li porti dietro da tanti anni, un divario così grande che si è formato per tanti motivi, che non è vero che dipenda solo dal fatto che i cittadini sono laboriosi da un lato o dall'altro, eccetera, ma dipende da processi che sono processi economici. Quindi questi divari determinano questa redistribuzione di risorse, ma si badi bene una cosa, e questo avviene in tutti i paesi. Questo che noi pensiamo sia un fatto particolare dell'Italia, e ci viene detto e ci è stato detto, non vogliamo noi del nord, diceva la Lega, dare risorse al sud che vive in maniera parassitaria sulle spalle del nord. Alla fine era questo il meccanismo di fondo che era contestato, però questo meccanismo si identifica col fatto che c'è uno Stato che deve assicurare la realizzazione del principio di uguaglianza. Ma l'altra questione di fondo è che c'è in tutti i paesi. Voi prendete la Germania, nuovamente guardiamo a quello che succede fuori. Tu hai dei land, cioè dei lander, le loro regioni, che hanno alcuni redditi molto alti, e per esempio quelli del sud della Germania, no? E altri, come per esempio la Turingia, che hanno redditi più bassi. Allora, se tu, che sei in uno Stato federale, che hai redditi bassi, devi finanziare i servizi che eroghi ai tuoi cittadini con i redditi che tu produci e che quindi poi ti danno delle tasse, cosa succede in sostanza? Cerco di spiegarlo in maniera semplice. Tu hai una regione, la chiami un land, cioè una regione tedesca, uno Stato in realtà sarebbe, che ha un reddito basso. Vuol dire che riceve di imposte, perché i redditi sono bassi, una cifra non molto alta. Poi hai da quest'altra parte un altro Stato che ha redditi più alti. È chiaro che il gettito fiscale è maggiore, perché è maggiore la base imponibile, giusto? Allora, alla fine, se quell'ente che è più povero dovesse finanziare la sanità, l'istruzione con i proventi delle imposte che raccoglie, non potrebbe finanziarli, oppure potrebbe finanziarli ma in misura molto limitata. Quindi alla fine che cosa succede in un paese di questo tipo? Che hai grandi disuguaglianze nei servizi, ma questo è inaccettabile, non è possibile, non si può fare, non puoi avere un paese unitario che ha grandi differenze nei servizi. Quindi in un sistema di quel tipo c'è una cosa molto semplice, c'è un meccanismo di redistribuzione che fa sì che questo land qui, che ha redditi bassi e quindi gettito fiscale basso, riceve trasferimenti da quello che ne ha di più. E questo equalizza quasi in Germania, quasi, non del tutto, le entrate dei land, e fa sì che anche la Turingia possa dare uno standard di servizi adeguato. In Spagna è la stessa cosa. Perché la Catalogna protestava, scusate, secondo voi? Perché diceva, ma noi non possiamo dare di più di quello che noi riceviamo in termini di servizi, ma quello è, funziona così ovunque, e anche in Italia funziona così. E questa è la questione. E funzionerà così anche con... funzionerà però ci così sono due aspetti. Questo meccanismo di aggiustamento... Ma questo meccanismo è già previsto dalla Costituzione, intanto la Costituzione lo prevede, perché prevede un fondo perequativo e prevede anche che le regioni come il Mezzogiorno, che hanno minore capacità fiscale, possono avere quindi delle risorse aggiuntive. La legge Calderoli lo prevede, perché ovviamente, siccome non è incostituzionale, abbiamo visto che il Presidente della Repubblica l'ha firmata, ma lo prevede chiaramente, ti dice, guardate che le regioni che chiedono autonomia devono finanziarsi con compartecipazioni ai tributi di quelle regioni stesse, come succede per le regioni a statuto speciale. No, però questo meccanismo non deve pregiudicare, questo è molto importante, non deve pregiudicare le entrate statali e non deve pregiudicare le regioni che non sono parti delle intese,
cioè tu non puoi pregiudicare le Alpi se ottieni autonomia, tu ti devi finanziare con i tributi che tu riscuoti, quelle funzioni che tu hai, nuove, che io ti delego, però questo non può pregiudicare la finanza pubblica e non può neanche pregiudicare le altre regioni, quindi questi sono paletti che sono già stati fissati e non può neanche pregiudicare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle altre regioni. Anzi, devi pure garantire delle risorse, questo attraverso meccanismi, diciamo, di sostegno alle regioni, perché quelle regioni possano in qualche maniera recuperare parte del loro ritardo. Questa è una questione molto importante, sembrerà tecnica, però è al centro del problema, perché il timore qual è? Il timore è che siccome tu hai tre regioni come la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto, ora non si sa come va a finire questa vicenda ovviamente, ma poniamo che queste regioni effettivamente ricevano, per assurdo, le competenze che hanno richieste, se quelle regioni che rappresentano il 40% del PIL italiano, il 40% del PIL italiano, quasi la metà, trattenessero le risorse, questo creerebbe un qualche problema per la finanza, cioè diventa difficile veramente, è quasi una quadratura del cerchio, però non può accadere quello, cioè tu non puoi, perché se lo Stato non riceve più gettito fiscale, com'è che finanzia le sue funzioni? Non potrebbe più farlo e quindi bisogna contemperare l'autonomia da un lato delle regioni e la capacità di finanziare i servizi col fatto che lo Stato deve continuare a svolgere le funzioni per tutte le altre regioni che non l'hanno richiesto. Vedete che la questione è complessa. In sostanza però io vorrei porre l'attenzione su un aspetto, guardate, che spesso è banalizzato, anzi non è neanche considerato. Lui parlava dei divari economici, però l'autonomia incide direttamente sulle differenze nei servizi. C'è un aspetto però che, come abbiamo detto, le differenze nei servizi non dipendono dall'assetto dello Stato, cioè non dipendono dal grado di autonomia delle regioni e neanche i divari economici dipendono, perché i divari economici hanno dinamiche diverse, dipendono da fattori diversi, quindi l'autonomia non ti assicura che i servizi migliorino. In linea teorica non dovrebbero neanche farli per peggiorare, questo non accade in altri paesi, io penso che in Italia sì, perché partiamo già da una situazione in cui queste differenze già ci sono, già esistono, però c'è anche un'altra riflessione da fare, da che cosa dipendono queste differenze? Cioè la questione cruciale è perché la sanità al sud non funziona come al nord, è una questione di risorse oppure no? Perché i servizi comunali, gli asili nido, gli assistenti sociali sono in numero nettamente inferiore rispetto a quello del nord? È un problema di risorse oppure è un problema di capacità gestionale? Guardate, questa è la questione centrale, perché alla fine se uno guarda i dati, per esempio per i servizi comunali, strano a dirsi, io non ci credevo inizialmente, però se uno prende le entrate, c'è qualche ex amministratore, qualche amico, insomma, che ha avuto esperienza amministrativa nei comuni, e se uno guarda i dati degli ultimi anni, le entrate per abitante nei comuni del sud, per esempio in Calabria, non sono diverse da quelle del nord, perché il meccanismo perequativo per i comuni funziona, cioè i comuni si devono finanziare con entrate proprie, che vuol dire i tributi che riscuoti, e poi c'è un fondo perequativo. La stessa cosa dovrebbe accadere per le regioni. Per le regioni però questo non è stato ancora realizzato e questo ha grande importanza, perché dovresti fare quello che è stato fatto per in Germania, quello che si fa in Spagna, quello che si fa in Belgio, dove ci sono due stati federali, uno stato federale cioè con comunità e regioni che sono appunto autonome. E quindi questo meccanismo è di perequazione, cioè la sostanza noi ci dovremmo chiedere, cioè qui ci abbiamo magari, non so, se qualcuno vuole fare intanto una qualche domanda. No, la questione è, vabbè, l'autonomia, ma se tu dai invarianza di risorse, perché mi dovrei preoccupare alla fine? Perché uno si dovrebbe preoccupare? E questa domanda è legittima, perché se io ti assicuro le stesse risorse per fornire servizi, perché tu ti dovresti preoccupare? Uno. Due, siamo sicuri che le differenze nei servizi dipendono da differenze nelle risorse? Per i comuni non è così negli ultimi anni. Le entrate per abitante nei comuni della Calabria non sono molto diverse da quelle del Veneto, ma i servizi sono molto diversi. E terzo,
signora, i divari economici sono una cosa e dipendono da fattori storici, geografici, eccetera, economici, non tanto politici. I divari nei servizi sono un'altra cosa. E sono un'altra cosa, perché non c'è nessun motivo per il quale una regione che ha un reddito più basso rispetto a un'altra debba avere servizi peggiori. Non c'è nessun motivo per il quale un ospedale non debba funzionare allo stesso modo in Calabria o in Emilia, semplicemente perché le regioni hanno livelli di sviluppo diversi. Non c'è un motivo. Le dinamiche economiche tu non le puoi controllare, non le potevi controllare tanto in passato, figuriamoci oggi nel mondo globale, ma la gestione dei servizi sì, quella dipende da te. Una volta che io ti do le risorse, quelli devi utilizzarle tu in un certo modo. E quindi torniamo alla questione di fondo, che questo è il tema centrale dell'autonomia, che è la capacità di organizzare e gestire i servizi dando le risorse che sono necessarie. Questo meccanismo di redistribuzione delle risorse, diciamo così, è un meccanismo che c'è in tutti gli stati. Io credo, mi avvio verso, diciamo, le conclusioni, poi se c'è qualche domanda, sì, che il problema di fondo dell'autonomia differenziata stia in un fatto, sostanzialmente, e il fatto che è differenziata. Però volevo dire una cosa, oggi c'è questo grande dibattito sull'autonomia, no? Però nessuno sa, o pochi sanno, che tutte le regioni italiane a statuto ordinario, noi abbiamo 5 a statuto speciale che ovviamente sono già a statuto speciale, per cui è escluso che possano avere altre forme di autonomia, però tutte le altre, tranne l'Abruzzo e il Molise, hanno tutte chiesto l'autonomia, l'hanno già chiesta. C'è per esempio una risoluzione del Consiglio regionale della Calabria del 31 dicembre del 2019 in cui si pongono tutta una serie di questioni politiche. A un certo punto si dice: beh, noi attiviamo, chiediamo che venga attivata la procedura di cui è l'articolo 116, comma terzo della Costituzione, cioè l'autonomia. La Regione Campania ha chiesto nel 2019 l'autonomia in 7 materie. Non è arrivata alle intese come le altre 3, cioè non è arrivata alle intese come la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, ma ha avviato la procedura, tutte le hanno fatto, ma originariamente l'aveva fatto anche la Toscana, è stata tra le prime per alcune materie. Quindi di che cosa stiamo parlando? Alla fine, vedete, l'autonomia è stato un percorso lungo ed è qualche cosa che, come il canto delle sirene, ha sempre, diciamo così, attratto l'attenzione dei politici. Lui lo diceva prima: com'è che tu vuoi l'autonomia, a un certo punto non ti piace più l'autonomia? Per quale motivo? Questa cosa fa riflettere, sapete perché? Perché modifiche così importanti dell'assetto dello Stato non dovrebbero prestarsi a finalità congiunturali di tipo politico, non dovrebbero prestarsi a questa cosa, perché hanno grandi ricadute. Dovresti esaminarlo, come si dice, con attenzione, a prescindere dalle dinamiche politiche del momento, e dovresti farlo nell'ottica di migliorare il sistema dello Stato. E l'altro aspetto è il fatto che sia differenziata. Il fatto che sia differenziata pone effettivamente dei problemi. Cioè, se uno dicesse: vabbè, diamo più autonomia a tutte le regioni, il meccanismo di finanziamento si può fare, già quello che è previsto dalla Costituzione, era previsto dal federalismo fiscale del 2009, che ancora deve essere completamente attuato, quindi è un processo che già esiste in tanti paesi. Però il problema vero è che sia differenziata, cioè in alcune regioni possono chiedere alcune cose in misura maggiore, altre magari ne chiedono di meno. Le regioni che non hanno grande capacità fiscale come la Calabria sono un po' più limitate, perché alla fine chiedi quelle funzioni, ma ti poni il problema di come le devi finanziare. Quindi il problema di fondo alla fine è questa differenziazione, che è un dato particolare effettivamente di questa proposta, di questa tipologia. Francesco Martino. Così poi, no, il problema è che poi alla fine è stato chiarissimo, quindi non io poi, tra l'altro, se vi ricordate, qui a Salerno nel 2016 ho fatto un'assemblea a quando, prima del referendum, era il 16 o il 17 ottobre del 2016, l'abbiamo fatto qui al Comune, proprio sulla questione.
E quindi è chiaro la questione, dice, tutte le regioni hanno chiesto poi, per inciso, se erano messi nella condizione di poter chiedere tutti delle funzioni autonome, proprio per non rimanere esclusi, perché è chiaro che tutti, compreso De Luca che adesso sta facendo le cose, noi rischiamo di rimanere esclusi, quindi proviamo a chiedere su alcuni punti, quindi bisogna anche leggere nel contesto delle questioni, no? Perché siamo stati varie fasi della storia del leghismo, da Miglio a dare le cose. È chiaro che è una cosa molto semplice, io volevo fare una domanda molto più semplice, è chiaro che fin quando non si riuscirà a fare in modo che tutte le regioni abbiano sistemi produttivi che producono delle economie ricche, è chiaro che c'è sempre differenza, non è questione di parificare solo con lo scambio di favori come pensano al nord. Io tra l'altro sono residente a Torino, malgrado ormai da 10 anni sto qua, scusate, è chiaro che fin quando il sud non riuscirà a trovare delle aziende, delle economie ricche, non si uscirà mai da questo inghippo, perché è chiaro che al nord la ricchezza creata dalle aziende che poi esportavano moltissimo rispetto alle nostre agricolture saranno sempre svantaggiate. L'autore l'ha accennato, ma il problema sono economici, quindi il problema è sempre quello. Fin quando al sud avrà delle produzioni a bassa intensità che producono pochissimo reddito, è chiaro che il nord sarà sempre ricco e noi saremo sempre poveri. E quindi se non si esce da questo, quindi tutta questa lunga discussione, è come al solito che chi è ricco vuole crescere le sue ricchezze. Non c'è quella solidarietà che, come si diceva, negli anni 70, molti anni 70, produceva che noi dal nord al sud ci sentivamo uniti, anche perché la ricchezza. Io sono andato a studente a Torino, sono rimasto lì, ho fatto una casa lì, ho lavorato, mi sono anche diciamo arricchito relativamente, no? Quindi ricchezza che io ho prodotto da Calabrese è rimasta qui. Ma quanti quelli che si sono trasferiti in quegli anni per andare alla Fiat, all'Alemagna, a tutte le industrie del nord, era ricchezza che di qua si è persa, perché qui poi sono rimaste zone abbandonate con aziende o strutture che producevano poco reddito. E fin quando non si esce da questa situazione, tutti i disequilibri ci saranno sempre. Cosa ha fatto in questi 50 anni lo Stato in modo che anche da noi, anche qui a sud, ci fossero aziende che producessero un reddito per cui non ci sono queste differenze territoriali? E se non si esce da questo, tutta la discussione sull'autonomia, cioè ci sarà sempre il sud per cui si emigra al nord anche per la salute, perché tranne quello. Ho finito. Io ho posto il problema sul fatto che fin quando non si cambia un aspetto per cui lo Stato farà che qui ci siano aziende che producono ricchezza, qui ci sarà sempre uno svantaggio notevole rispetto a quelle del nord. Grazie, grazie. C'è qualche altra domanda? Così poi dopo. Rispondiamo alla domanda. No, la domanda insomma non era tanto una domanda. Era una. Intanto, voglio dire, abbiamo detto però una cosa fondamentale. Intanto le differenze di sviluppo ci sono e non sono colmabili. Colmabili no, possono essere ridotte. Perché se c'è una parte del paese grande che produce un PIL pro capite che è il 56% di quella del resto del paese, non è un fatto che si recupera, soprattutto in una economia che, come tutte le economie sviluppate, cresce poco. Ma questo non vuol dire nulla, nel senso che non c'è motivo per il quale un'amministrazione pubblica debba funzionare in un modo al nord e in un modo al sud, se quell'amministrazione riceve, quel settore riceve, le risorse che sono necessarie. Quindi vanno stabiliti, cosa che ancora va fatta, i livelli delle prestazioni, vanno finanziati, come dice la legge, i livelli delle prestazioni, dopodiché può essere concessa l'autonomia alle regioni che la chiedono. Questo è un aspetto che abbiamo saltato, però la legge prevede che le 14 materie, che sono quelle più importanti sostanzialmente per la vita dei cittadini, tra cui la sanità, l'istruzione, le grandi infrastrutture, ma anche la sicurezza sul lavoro e tante altre, 14 su 23, su queste materie, cosiddette materie LEP, lo Stato deve definire il LEP, cioè i livelli delle prestazioni, che sono i livelli minimi, e deve assicurarli. Prima che questo processo venga fatto, l'autonomia in quelle materie non si può avere. Quindi è un fatto, diciamo così, di garanzia
di garanzia. Sì, è poco attuabile, in effetti pone anche questo una serie di problemi, perché non ci sono le risorse per finanziare i LEP in tutti i settori, in tutte le regioni. Però ripeto che il raggiungimento dei LEP non è soltanto un fatto di risorse. Sì, ma certo che sicuramente è necessario che questo venga fatto, cioè il principio di uguaglianza dei cittadini si realizza attraverso quello, che sono i diritti fondamentali di cittadinanza. Però ripeto, la questione che ci si dovrebbe porre è il perché le amministrazioni al sud non funzionano allo stesso modo che al nord, a parità, anche a parità di risorse per abitante. Allora io penso che questa risposta, intanto non è detto che c'entri necessariamente col livello di reddito, Per esempio in Spagna, dove noi abbiamo differenze dei redditi rilevanti tra le regioni nel reddito prodotto, anche perché guardate al sud il reddito disponibile delle famiglie è maggiore del reddito prodotto, non è minore, ovviamente, a parte che in generale è maggiore, vuol dire che il reddito a disposizione delle famiglie, proprio per l'azione redistributiva dello Stato, che è quello che ti consente di avere un certo tenore di vita, è più alto rispetto al reddito che tu produci, è pur sempre inferiore rispetto al nord, però la differenza non è così grande, cioè il vero divario tra nord e sud non è tanto un divario nei livelli di consumo, è di più un divario nei livelli di produzione. Però questo non implica, se il meccanismo di redistribuzione statale, cioè che si chiama tecnicamente di perequazione, funziona come funziona in altri paesi, non è detto che questo, diciamo, implichi una differenza nei servizi che vengono erogati. Anche qui però ci vuole capacità amministrativa, ci vuole capacità gestionale. Guardate che il cavallo di battaglia dei sostenitori dell'autonomia, alla fine, qual è? Quello che ti ripetono sempre. Guardate che l'autonomia responsabilizza i politici, responsabilizza le classi dirigenti, e questo dovrebbe indurre a un miglioramento dei servizi. Questa è la teoria del federalismo fiscale, ti dice questo. Che poi questo avvenga in pratica, io ho molti dubbi, sinceramente. Prego. Allora, domande. Se ci sono, altrimenti chiudiamo qui vista l'ora. Mi pare di aver capito da quello che ha detto lei, professore, che tutto dipende dalla cattiva amministrazione che noi sappiamo fare qua al sud rispetto ai comuni del nord, eccetera. Non tutto dipende da questo. Per esempio, un'altra questione è la spesa pubblica. Allora, la questione sarebbe molto complessa. Noi riceviamo, il Meridione riceve, la Calabria in particolare, dallo Stato dei servizi pubblici in misura maggiore di quello che noi versiamo sotto forma di imposte. Quindi ha ragione chi dice, guardate che dal nord verso il sud, per motivi che abbiamo detto che sono però necessarie, c'è questo trasferimento di risorse. Effettivamente c'è, è innegabile, si chiama del residuo fiscale, per chi ha mai sentito questa parola. Questo residuo fiscale c'è, noi l'abbiamo calcolato, ci sono i dati nel libro. Quindi è un dato di fatto, però non è nulla di scandaloso, ci deve essere come c'è in tutti i paesi, altrimenti non hai uno Stato unitario, Se non c'è redistribuzione tra cittadini, il principio di progressività dell'imposta, la redistribuzione tra i cittadini, sono le cose fondamentali di uno Stato unitario, non c'è niente da recriminare, deve essere così. D'altro canto però guardate pure che la spesa pubblica al sud, se noi la rapportiamo agli abitanti, è minore rispetto a quella del nord, Quindi questo divario c'è pure. Quindi tutto è da ricondursi alla capacità amministrativa? No, in alcuni ambiti effettivamente in alcuni ambiti è necessario che venga equalizzata la spesa pubblica tra le regioni italiane, soprattutto quella delle grandi imprese a partecipazione pubblica. Per esempio noi abbiamo preso i dati delle Ferrovie dello Stato. I dati disponibili, gli ultimi disponibili, ti dicono che le ferrovie hanno fatto investimenti per l'80% al nord e il 20% al sud. Quindi ci sono questi divari, non è solo una questione di risorse. Per quello che riguarda i servizi però, ahimè, in molti servizi effettivamente la capacità di gestione noi ce la portiamo dietro come un'eredità del passato. Un'eredità del passato di problemi amministrativi, di problemi gestionali. Voi lo vedete per esempio i dati dei comuni, Francesco, noi abbiamo preso i dati dei comuni, li riporta sempre la Corte dei Conti,
la capacità di riscossione dei comuni del sud è deficitaria. La maggior parte dei comuni che sono in dissesto o in situazioni di predissesto e che hanno difficoltà di riscossione delle imposte al sud, ci sarà pure un problema di redditi, di persone che non riescono a pagare, ma come certifica la Corte dei Conti ci sono anche problemi nella riscossione. L'altra domanda che ci dobbiamo fare è: ma se quel reparto ospedaliero c'è, come mai le persone se ne vanno da un'altra parte a curarsi se quella funzione viene svolta? Questa è la domanda di fondo. E guardate, sarà anche brutale, ma alla fine è inutile, diciamo, essere ipocriti. La questione è, noi la vediamo e la discutiamo tutti i giorni, non sempre è una questione di carenza dei servizi. Allora la domanda è, io lo chiederei a uno di voi, perché non funzionano le cose allo stesso modo? Cioè la conclusione del libro è, se uno vuole discutere sull'autonomia deve partire da una domanda: perché quello che funziona al nord non funziona allo stesso modo al sud? Perché la sanità in Emilia funziona meglio che mediamente nelle regioni del Mezzogiorno? Com'è possibile, se le norme sono uguali, se la differenza nelle risorse c'è, ma non è neanche così grande alla fine? Com'è possibile che ci siano queste disparità? C'è un problema tecnico serio tutto questo, non è che si può improvvisare. Però io sono rimasto colpito, una considerazione prima, poi la domanda, dal fatto che nel 90, quando è stata approvata la variazione del titolo quinto, è stata approvata dalla sinistra e dalla destra dell'opposizione. Ora la destra, grazie a quell'articolo quinto, fa una legge e la sinistra è all'opposizione. Questa schizofrenia mi preoccupa un po'. Cioè significa, in ogni caso, se tu fai la cosa, io sono dall'altra parte, sono l'opposizione, che vale per l'uno e per l'altro, e ne cosa sta? Questa è una considerazione. La domanda: se la regione autonoma nella riscossione pure di tasse, no? Può imporre delle tasse, ma allora, visto che il sud è il mercato principale del nord, ebbene, perché non imponiamo la dogana, per esempio? Quindi i prodotti, imponiamo la dogana, tutto quello che viene dal nord deve pagare la tassa. Si può fare? Non si può fare, ovviamente, perché non è che siamo stati che possiamo fare il protezionismo. No, no, la questione è che se noi diamo, come accade per le regioni a statuto speciale, autonomia, ma guardate, accade la stessa cosa in Spagna, no? Io il caso spagnolo mi sono concentrato sul caso spagnolo perché è veramente istruttivo, a parte che abbiamo preso da lì il modello delle regioni, diciamo, dal punto di vista istituzionale, ma perché lì i paesi baschi e la Navarra hanno la stessa funzione, si chiamano comunità forali, vuol dire speciali, anche quelli erogano dei servizi ai cittadini e si finanziano con le entrate che riscuotono sul territorio. Il punto è, questo sistema non ha nulla di particolare alla fine, perché che tu ti finanzi con quello oppure che questo venga redistribuito dallo Stato sostanzialmente cambia il meccanismo, però diciamo sono risorse che tu hai prodotto in quel territorio. Si pongono problemi se questo crea in astratto, ma la legge ti dice che non può farlo, problemi sulla finanza pubblica, cioè se tu non togli le risorse per le altre regioni, è chiaro che questo crea dei problemi che sono incompatibili con la funzione dello Stato. Noi certo non possiamo mettere né dogane, né dazi, né creare barriere. La questione è, se però, guardi, io un fatto lo condivido, cioè il fatto che, come dicevano alcuni, ma anche costituzionalisti, si è fatto un uso congiunturale dell'autonomia, né sbagliato, perché è una riforma molto importante. Queste riforme in passato venivano fatte, quando si fece la Costituzione, non è che si fece perché c'era una, diciamo così, una opportunità politica che bisognava sfruttare. Certo, c'erano visioni politiche, però si fece in prospettiva. Noi non possiamo ragionare su riforme di questo tipo mettendoci una casacca di un partito o di un altro. Non bisognerebbe fare in questo modo, penso, perché la questione è davvero molto importante, perché ha ricadute sulla vita di tutti noi. Dall'altra parte neanche drammatizzerei gli impatti dell'autonomia differenziata. Ripeto, il vero problema secondo me riguarda il fatto proprio che è differenziata e questo crea
problemi anche di sovrapposizione, di frammentazione normativa. Voi immaginate una regione che disciplina in un modo la sanità, l'istruzione, le opere infrastrutturali e anche le reti di trasporto, di comunicazione. Un'impresa che opera in più regioni si trova in una regione con una normativa, una regione con un'altra normativa. Quindi questo crea problemi di ordine pratico, proprio perché è differenziata. Se fosse una maggiore autonomia con un grado di uniformità sarebbe molto più gestibile, e questo è, e poi perché il numero di materie è molto ampio. E l'altra questione tecnica che si pone è: perché dovresti dare alle regioni, per esempio, che posso dire, l'istruzione? Che motivo c'è? Nessuno, non c'è nessun motivo. Cioè, ma questo in generale vale, Perché non, alcune materie, se uno prende la teoria del federalismo fiscale, no? Queste cose sono tutte studiate in economia naturalmente, no? Ti dice quali competenze tu devi dare alle amministrazioni periferiche, regionali, subnazionali o locali, quelle che hanno una rilevanza locale. Se tu gli vuoi dare, non so, che posso dire, la gestione delle infrastrutture scolastiche, puoi anche farlo, gli dai le risorse, se non ce le hanno, le compensi, fai una perequazione e quello, il bando di appalto lo fa lui, non è che lo deve fare il ministero. Però un conto è dare, diciamo così, materie nella loro generalità. Perché l'istruzione dovrebbe essere differenziata? C'è un motivo? Nessuno. L'altro motivo è, la sanità, sì, la sanità è già regionalizzata sostanzialmente e infatti vedi i risultati. Però immaginate quello che succede se, è probabile che accada, se non viene abrogata la legge e viene concessa l'autonomia alla Lombardia o al Veneto. I calabresi, come i meridionali, si curano lì. Guardate che al nord il 50% delle somme che ho detto prima, che le regioni del sud pagano al nord, per quello che va alla Lombardia, va alla sanità privata convenzionata, la metà di quelle risorse. Noi paghiamo 270 milioni di euro all'anno alle regioni del nord, sostanzialmente quelle sono, e anche a qualcuna del centro Italia. Però immaginate che in sanità la Lombardia, che può permetterselo, il Veneto, aumentino, ma l'hanno già detto, gli stipendi agli insegnanti, per esempio, e ai medici. Secondo voi che cosa succede alla sanità regionale? Che i medici possibilmente vanno a lavorare lì, perché hai strutture migliori, hai situazioni migliori sotto molti aspetti, servizi migliori e anche pure stipendi più alti. E questo, secondo lei, aumenta o diminuisce i divari? Li aumenta, perché crea, diciamo così, alimenta ancora di più questo flusso. E allora, se tu hai questo flusso di persone che si vanno a curare, di familiari che si trasferiscono lì, perché c'è anche la spesa indotta, di studenti che vanno al nord, non solo di lavoratori, a studiare nelle università del nord. Cioè tu hai questo grande flusso di reddito, questo aumenta o non aumenta i divari? Li aumenta. E allora di fronte a questo... Sì, è una provocazione, però non possiamo andare avanti a provocazioni. Si possono fare queste cose? No, queste cose si fanno perché si fanno in un paese unitario. Noi dovremmo porci invece la prospettiva opposta, cioè cercare meccanismi istituzionali di riduzione delle differenze. Questa è la questione di fondo, che ripeto, non ha stretto legame con le differenze economiche. Un legame ce l'hanno, però non è un legame così stretto come uno può immaginare alla fine. Vediamo quest'altra domanda. Grazie per aver spiegato molto bene qualcosa di molto complesso per me come straniera. Volevo chiedere, forse fare una domanda un po' poco discreta, ma tornando al soggetto del problema della produzione, immagino che una mancanza di investimento anche da fuori l'Italia gioca anche qualcosa, e volevo sapere, secondo lei, come visto fuori la Calabria, la criminalità, forse anche forse nell'amministrazione, secondo lei c'è un ruolo in questo, queste differenze? Grazie. Ma tu guardi, ora la domanda è questa, cioè ci sono due aspetti.
Quello che io penso molto importante è quello degli investimenti nel Mezzogiorno, perché il, diciamo, i divari economici, molti pensano che siano un fatto politico, no? Lei viene da un altro paese, però in Italia c'è la discussione, diciamo, anche questa molto accesa: se il Sud è rimasto indietro, la colpa è dei politici del Nord. L'altra cosa ti dice l'altra fazione: no, se il Sud è rimasto indietro, la colpa è vostra, cioè dei politici del Sud. Ora, chi ha ragione in questa questione qui? Io penso che ci sia una distorsione di fondo. Guardate che lo sviluppo economico non dipende solo dalla politica, anzi non dipende neanche tanto dalla politica, e soprattutto non dipende tanto dalla politica locale. In passato questo aveva una sua influenza e l'ha anche avuta a un certo punto. Oggi molto meno. Oggi molto meno. Noi parliamo sempre di sviluppo economico parlando di politica, però, non di economia. Il convitato di pietra è il mercato. Le decisioni economiche non avvengono soltanto attraverso il decreto che può fare il governo, figuriamoci un po' attraverso le decisioni che si prendono alla regione Calabria o alla regione Molise o nei comuni. Non è così. Le decisioni di investimento dipendono da motivazioni economiche. E allora uno si deve chiedere, in un mondo integrato qual è quello in cui noi viviamo, qual è il vantaggio competitivo del Mezzogiorno alla fine? Uno questo dovrebbe chiedersi. Qual è agli occhi dell'investitore nazionale o internazionale il vantaggio del Sud? Non lo vedo, francamente. In molti settori non c'è. Non abbiamo un vantaggio. Se un investitore vuole localizzare un'impresa, ed è accaduto, la localizza laddove il lavoro costa di meno, laddove la tassazione è più bassa, laddove ci sono grandi mercati, non al Sud. Non c'è un vantaggio competitivo. Questo non è che dipenda dalla politica, questo dipende dalle convenienze relative. Certo, la politica ha un ruolo nelle infrastrutture, in tante cose, ma non è alla fine quello che è la decisione. Nei servizi è diverso, perché lì la responsabilità è politica. Questo è, secondo me, l'assunto da cui noi dovremmo partire. E quindi la questione degli investimenti. Il 70% degli investimenti diretti esteri che arrivano in Italia si concentrano in Lombardia. Questo è, alla fine. E questo le dà, diciamo così, il senso di come sia sbilanciato, disuguale il paese sotto il profilo economico. L'altro, lei diceva, la criminalità. La criminalità è stato uno svantaggio competitivo, sicuramente, per molte regioni. Non per tutte però del Sud, eh. Se l'Abruzzo è rimasto indietro non è che è rimasto per la criminalità. La Basilicata non ha avuto criminalità organizzata. Questo significa che la criminalità sicuramente ha avuto un impatto molto forte, per esempio in Sicilia, in Calabria, in altre regioni, in altre aree. Però il meccanismo di sviluppo nel suo complesso è più, diciamo così, e poi il Mezzogiorno è grande, è diversificato al suo interno. Non è che tutto il Mezzogiorno somiglia alla Locride o somiglia, posso dire, alla Puglia. Ci sono, c'è l'Abruzzo, c'è, sono aree della Campania. Il Mezzogiorno non è un deserto industriale, anche perché è un'area molto grande, come dicevamo. Quindi ci sono situazioni sicuramente diversificate. La criminalità ha agito, ma ha agito pure in senso negativo, fortemente, i meccanismi di corruzione e forse anche il clientelismo politico che c'è stato. Alla fine io credo che quello sia stato un meccanismo essenziale per le amministrazioni meridionali. E lo dico, sa perché? Noi nel libro il tema criminalità, diciamo, lo diamo per un fatto scontato, che sicuramente dove c'è stata pervasività criminale ci sono stati fenomeni deleteri, e questo è un dato evidente. Insomma. Ci soffermiamo però su un aspetto che è quello del, che va un po' a rispondere alla domanda del perché le amministrazioni non funzionano bene come al Nord. Una delle chiavi di lettura, una volta si diceva il capitale sociale, lo diceva lui, il Nord ha un capitale sociale, reti di relazioni, rapporti di vecchia data, risale alla storia, alcuni dicevano al Medioevo. Noi diciamo in sostanza che invece al Sud la politica ha avuto un ruolo fortissimo di redistribuzione di risorse, ha mediato risorse pubbliche, perché quando l'economia è gracile, quando la base produttiva è gracile, la spesa pubblica conta di più, l'impiego pubblico conta di più. Se tu vivi in una regione che ha imprese, che ha aziende, tu non vai a questuare il posto di lavoro, il sussidio dal politico, perché sai che tuo figlio potrà lavorare in un'impresa.
potrà lavorare nel settore privato, ma se questo settore privato non c'è, oppure non è sviluppato in maniera tale da offrire opportunità di lavoro ai giovani, soprattutto qualificati, qual è il settore che assorbe queste potenzialità? Il settore pubblico. E il politico ha svolto un ruolo di mediazione di risorse pubbliche, di posti di lavoro e di clientelismo. Noi citiamo un'intervista importante che si fece anni fa a un politico, Macaluso, Emanuele Macaluso, un politico siciliano, che lui disse: il clientelismo è diventato un fenomeno diffuso. Prima era un fenomeno tra il patrono, cioè il politico, e il cliente, poi è diventato un meccanismo che è teso a redistribuire risorse, è diventato una macchina politica. Alla fine, se tu la gestione dei servizi nelle amministrazioni, nella sanità, in tanti settori, l'affidi a un meccanismo di selezione clientelare, secondo lei questo incide o non incide sui servizi? E quella è la natura del problema. Questa è la natura del problema. Questa natura del problema non ha uno sfondo etico. Questa natura del problema ha uno sfondo economico, perché l'economia, le opportunità che ti offre l'economia, ti condizionano nei comportamenti. Se tu vedi che quei giovani, quelle famiglie, non hanno la possibilità di un'occupazione nel settore privato e si sono perse anche molte opportunità al sud, l'assunzione nel pubblico impiego diventa una prospettiva importante, ti assicura un reddito, siccome i prezzi al sud sono pure più bassi, questo reddito ha un potere d'acquisto maggiore, è una situazione tutto sommato, diciamo così, di relativo privilegio rispetto a tante altre. L'alternativa è il lavoro nero, l'alternativa è un lavoro precario, l'alternativa è la disoccupazione. Tu che cosa fai? Vai dal politico e gli dici che gli porti i voti. Questo qui ti assume nella pubblica amministrazione, ti fa assumere, oppure media risorse, il meccanismo è esiziale, fa collassare i servizi pubblici. Questa è la natura del problema, detta chiaramente. Altre domande? Sì. Lei parlava di un problema nord-sud, ma qual è il problema principale? Secondo il mio modesto parere è quello culturale. Culturale non intendo praticamente una parola astratta, ma intendo un problema socio-economico dove il lavoro dovrebbe primeggiare e che purtroppo in questa realtà, nella nostra realtà, nella Calabria il lavoro manca. E allora non possiamo parlare di un qualcosa che non c'è, purtroppo. E le posso dire anche che ci sono molti medici che sono emigrati al nord perché c'è una mentalità, purtroppo, nella nostra regione di subalternità, cioè chiedere a un politico un posto da primario significa che l'ospedale, specialmente se questo è un primario non valido, le conseguenze le portiamo noi come cittadini. Invece al nord c'è un altro tipo di mentalità, e questo tipo di mentalità è una mentalità non di adesso, ma di anni e anni fa. Io ho studiato all'Università di Bologna, dove mi sono laureato, e posso dire che subito il primo impatto che ho avuto con la città è stato quello di una educazione, prima dal punto di vista tra le persone, e poi per quanto riguarda l'ambiente universitario. Naturalmente la Calabria in questi ultimi anni, secondo il mio modesto parere, ha fatto anche dei progressi attraverso l'università, che è un'eccellenza, quella di Cosenza o di Reggio Calabria. Vabbè, diciamo, ci sono delle università. Migliore. Allora, la domanda è questa: secondo lei quanto incide il problema economico
nella nostra regione. E cosa? Non parliamo dei politici, ma noi come cittadini, io lo so che possiamo fare tutto, però tutto significa che attraverso il voto dovremo mandare quelle persone che sappiano amministrare e non fare clientelismo. Grazie. Non è che al nord basta vedere le facce di alcuni, se non più dirigenti di quelle del sud. Saldaroni, lasciamo perdere. No, dicevo, noi scegliamo la politica, no, scegliamo i politici, che cosa si può fare per il problema. Ma scusate, economico. Anche al nord ci sono politici che fanno schifo, scusate, smettiamola, dai. Io dicevo prima, non è il fatto appunto etico, no? Il fatto è che l'economia incide sui comportamenti delle persone, incide pure sulla politica. E poi l'altro aspetto, dice, ma i politici del sud rispondono a quello che è la realtà meridionale e quindi quelle che sono le esigenze e i bisogni del mezzogiorno. Poi è più facile gestire una regione più sviluppata rispetto a una regione meno sviluppata che ha tanti più problemi, non è la stessa cosa. E infatti non è tanto, diciamo, l'aspetto politico. Poi alla fine dici, ma noi dovremmo scegliere i politici più capaci, non c'è dubbio. Però noi scegliamo all'interno di una offerta politica che è quella che ci viene proposta. E quindi, diciamo così, è quello il meccanismo di selezione della classe politica, rimanda alla logica dei partiti e quindi all'approccio dei cittadini. E certo, diciamo, non è un aspetto. E la risposta sa qual è? Che il 52% dei calabresi non va alle urne. E quindi questo già è un dato significativo del grado di sfiducia che c'è o di, diciamo così, di sfiducia, di mancanza di partecipazione nei confronti della politica. Ci sono altre due domande. Quindi facciamo così. Allora, facciamo in questa maniera. Vediamo un poco se c'è qualche altra domanda oltre queste due. Altrimenti possiamo dire che dopo queste due domande chiudiamo qua. Va bene? Va bene, d'accordo. Domande secche? Secca veramente. Professore, volevo dirle, tenendo presente che io sono dalla parte che contesta questi tentativi di modificazione che sono in atto, però la cosa che io vorrei fare un pochettino di autocritica e dirle se abbiamo qualcosa da eventualmente rinfacciarci noi stessi perché si è arrivati a questo stato di cose. Seconda domanda. E questa è l'ultima. Domanda secca. Questo progetto di autonomia differenziata, secondo lei non si inserisce nella grande filosofia del dio mercato, del liberalismo sfrenato, della concorrenza, perché anche qua c'è concorrenza nella regione e l'altra, dico, è un qualcosa che io non vedo come un modello, quello americano per esempio, che qua stiamo importando. Non, che ne pensa lei di questo? No, se abbiamo qualcosa da riproverarci come cittadini, no. Io penso però che come politica una scarsa attenzione, dicevo, intanto un uso congiunturale di questa riforma che si è fatta da ambo le parti. Questa è la questione di fondo, perché queste riforme non si possono fare sulla scorta, diciamo, di ricerca immediata del consenso. Non deve essere quella la logica, cioè questo errore di fondo, questo vizio originario che è la modifica dell'articolo, del titolo quinto. La legge attua una disposizione costituzionale, la legge Calderoli attua una previsione costituzionale. Si diceva è una sovversione, eccetera, ma non è così in realtà. L'altro aspetto è, io penso, molto interessante perché c'entra, e concludo, un punto che noi abbiamo sviluppato, che è la chiave di lettura. Questo signore io non la conosco, diciamo, il nome albanese. Diceva ha a che fare con l'approccio liberista, liberale, sfrenato. Noi diciamo che quella è la chiave di lettura.
Cioè, alla fine, com'è possibile che negli anni 80 e 90 in tutti i paesi, guardate, si afferma questa forte tendenza verso il regionalismo e verso le autonomie? C'è stata una fase nella storia, lo ricordava lui all'inizio, in cui questa fase è una fase lunga, viene dai primi del Novecento, quando le funzioni erano accentrate negli stati. C'era stata l'economia di guerra, poi l'economia di ricostruzione, e lo Stato aveva svolto un grande ruolo. Le imprese erano molte partecipate dallo Stato, c'era il sistema delle partecipazioni statali in Italia, ma anche in Francia e in altri paesi. A un certo punto questa logica, però guardate bene, non era negativa. In quella fase c'è stata la più alta fase di crescita economica della storia e c'è stata la più decisa caduta delle disuguaglianze della storia. C'è stata una grande tendenza verso la ricchezza e verso l'uguaglianza. Lo Stato italiano ha portato un paese povero negli anni 50 e il Sud, che aveva livelli di reddito bassi e tassi di mortalità dei bambini che erano il triplo rispetto ad alcune regioni del Nord, Basilicata e Piemonte, a differenze abissali, tassi di analfabetismo molto alti, ha portato a una forte conquista sociale. Ha creato il sistema di welfare, di assistenza, ha ridotto le disuguaglianze, ha portato relativa omogeneità in tantissimi indicatori, questo non lo dobbiamo dimenticare. A un certo punto questa idea è che lo Stato va smantellato e che lo Stato sociale si deve ritrarre, che lo Stato opprime attraverso l'imposizione fiscale, che lo Stato raccoglie troppe risorse e opprime chi produce, e quindi l'idea è questa: tu svuoti lo Stato di alcune funzioni, le attribuisci alle amministrazioni periferiche, crei sistemi di concorrenza. Alla fine questa idea si diffonde perché noi crediamo, io credo, che fosse in sintonia con la visione neoliberale che si afferma negli anni 80 e 90 in tutto il mondo occidentale. È coerente, non stride, va bene secondo quell'idea. Alla fine, sapete cosa scrivono i più grandi teorici del federalismo fiscale? L'autonomia riduce il potere del leviatano statale. Lo Stato è come il leviatano, che si espande, che ti tassa, che chiede, e quindi l'autonomia è un modo per ridurre il ruolo dello Stato. E noi si arriva ad avere questa situazione di cui noi oggi vediamo, diciamo così, i risultati e discutiamo le prospettive. Daniele, no, tu ti chiedevi, ma ci sarà partecipazione? Ripeto, ti chiedevi, ci sarà partecipazione? Evidentemente non eri venuto in auto. Hai visto che misura? Grazie. Grazie, grazie a tutti voi. Vi do l'appuntamento a domani sera. Cosa parleremo di domani sera? Di bronzi, bronzi di Diace, di bronzite. Arrivederci. Questo prezioso libro è in vendita.